Polizia in ospedale per difendere il personale sanitario dalle aggressioni. La presenza fissa degli agenti istituita a Messina dopo l'escalation di violenza registrata recentemente. L'inviato Duilio Calarco. L'incendio nel vano ascensore dell'ala nord del Papardo, appiccato a gennaio da un tossicodipendente che aveva aggredito un'infermiera, è stato l'ultimo grave atto di violenza ai danni del personale sanitario degli ospedali cittadini. Episodi ricorrenti discussi nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in prefettura. La Questura di Messina ha così attivato posti fissi di polizia al Papardo e al Policlinico Universitario Gaetano Martino, nei locali dei pronto soccorso messi a disposizione dalle aziende ospedaliere. Ci sono aggressioni fisiche che possono nuocere gravemente l'operatore oltre che i pazienti circostanti. È l'ultimo atto, ma oltre alle aggressioni fisiche ci sono gli atteggiamenti minacciosi, si verificano quasi quotidianamente e che spesso rimangono proprio perché meno eclatanti in un sommerso che però crea una sensazione di disagio enorme per l'operatore, lo stress. Inserito in un progetto più ampio voluto dal capo della polizia e a Messina coordinato dalla direzione anticrimine, il presidio di prevenzione e controllo al momento è operativo nelle ore diurne. Per tutelare tutti i pazienti, l'operatore, i medici, tutti, dà molta sicurezza, si dovrebbe fare anche di notte questo servizio, sempre notturno 24 ore su 24 ore.